Twitter. Mandiamo anche una mail puntuale, una newsletter. Se ancora non ricevete le mail che vi avvisa dei prossimi incontri, se volete rimanere in contatto e volete riceverla, potete compilare il form che adesso vi condivideremo in chat. La giornata di oggi è speciale e abbiamo il piacere di avere tra i nostri relatori, partecipanti, professori e studenti universitari. Anche oggi, come nelle scorse occasioni, daremo spazio alla discussione, attraverso le vostre domande che potete porre in chat. Nota importante, l'evento, sarà registrato, videoregistrato, per permettere a tutti coloro che non hanno potuto partecipare, che non sono qui con noi, di poter rivedere la puntata in un secondo momento. Il video sarà infatti disponibile sul canale YouTube del Dipartimento. Lascio quindi ora la parola a Ilaria Scarpellini, Service Designer del Dipartimento, che oggi farà da moderatore e introdurrà il tema della giornata. Quindi vi auguro a tutti buon lavoro. Grazie Claudia, buongiorno a tutti, io sono Ilaria Scarpellini, anch'io mi occupo di service design qui al Dipartimento e tra le altre attività che svolgo c'è proprio l'insegnamento che diciamo è un po' la mia passione, quindi farò da moderatore e facilitatore di questa sessione e sono veramente, mi interessa molto poi vedere cosa verrà fuori dalla discussione finale. Faccio una breve introduzione per contestualizzare questa iniziativa. Come Designers Italia, in quest'ultimo anno abbiamo intrapreso tutta una serie di interventi mirati alla disseminazione della cultura progettuale nell'ambito della pubblica amministrazione. Consapevoli che per attuare una vision così lungimirante e anche un po' ardita, dovevamo, diciamo, affrontare il problema sotto diversi punti di vista e applicando diverse tattiche, abbiamo iniziato, tutta una serie di iniziative, anche mirate a coinvolgere il mondo dell'istruzione. Proprio perché pensiamo che prima si inizia ad affrontare temi di pubblica utilità nell'ambito del design, meglio è. Questo vuol dire che stiamo cercando di agevolare un'azione di cross-contamination tra le università di design e le pubbliche amministrazioni, ma anche tra le università di funzionari pubblici. E il design, questo sarà un secondo step, magari per il prossimo anno, un desiderata, e soprattutto per promuovere un approccio che sia collaborativo, condiviso e partecipativo. E quindi il tema di oggi è di presentare come degli esempi virtuosi di come la partnership tra l'università, tra le università e pubbliche amministrazioni o altri enti che affrontano temi di pubblica utilità possa generare non solo spero, un enorme, poi ce lo diranno loro, un enorme valore per gli studenti, ma anche contenuti e risorse e informazioni utili poi ad informare l'ambito pubblico e l'ambito della pubblica utilità per accrescerlo, sempre in un'ottica open. Quindi, senza dilungarmi troppo, passerei. Oggi abbiamo qui le università U of di Venezia, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Palermo. Passo direttamente la parola agli speaker che si autointrodurranno. Per ciascuna università abbiamo invitato un relatore professore, ma soprattutto gli studenti stessi a raccontarci le loro esperienze. Quindi passo la parola e la presentazione a Gianni Sinni. Adesso te la passo subito, un secondo. Ecco qui, fatto. Grazie Ilaria, io sono Gianni Sinni e insegno design della comunicazione all'Università U of di Venezia e sono molto contento di essere qui oggi per presentare l'Atlante della trasformazione digitale della PA e soprattutto questo incontro che i nostri amici del Dipartimento hanno organizzato
per come dire, parlare un po' di quelle che sono le sinergie fra l'università e la pubblica amministrazione. E ringrazio anche i colleghi che condivideranno poi gli altri progetti, che saranno sicuramente di stimolo per tutti. Sono contento di presentare questo il lavoro che vedete qui rappresentato in questo volume, perché quando abbiamo iniziato il laboratorio lo scorso ottobre, insieme con Irene Sgarro, che mi ha aiutato appunto a condurre il laboratorio, non avevamo certezza, diciamo, di quale sarebbe stato il risultato finale. E ovviamente il merito è soprattutto di tutti gli studenti che non si sono risparmiati, diciamo, nella realizzazione di questo progetto, che nelle sue 416 pagine raccoglie l'analisi e la rappresentazione di 13 ecosistemi dei servizi della pubblica amministrazione che sono stati presi in considerazione. Dicevo che non avevamo idea del risultato poi finale, perché sappiamo tutti quanto sia difficile riuscire a far interagire il mondo del design e quello della PA. Sappiamo che si utilizzano dei linguaggi molto diversi nei due mondi, nei due ambienti. E quindi, diciamo, siamo partiti con questo insieme al dipartimento con cui abbiamo appunto collaborato proprio anche alla stesura del progetto, con un obiettivo che era risultato abbastanza ambizioso, perché si riprometteva, insomma, di gettare le basi per un metodo di lavoro comune. E questo perché sono convinto, insomma, del fatto che ci sia sicuramente un vantaggio reciproco che può scaturire dalla collaborazione fra università e pubblica amministrazione. Non c'è bisogno ovviamente di soffermarsi sull'apporto che il design soprattutto della comunicazione in particolare può portare alla comunicazione istituzionale. Però mi sembra interessante anche dire perché la formazione del design università in particolare possa considerare interessante la ricerca sul tema della comunicazione pubblica. E d'altra parte lo stesso progetto per il pubblico è un contesto nel quale il design della comunicazione si è trovato a lungo nella sua storia, nella storia che ha caratterizzato, diciamo, questa disciplina, a individuare come un oggetto della propria attività progettuale. In tutto quello che è stato anche l'esperienza della pubblica utilità e che oggi potremmo ridefinire come pubblica utilità 2.0, no? Soprattutto quando andiamo a vedere come i servizi digitali oggi della pubblica amministrazione hanno una forte caratterizzazione abilitante, e quindi questo significa che sono lo strumento attraverso cui molti cittadini possono esercitare i propri diritti e anche, come dire, realizzare quello che è l'insieme della propria cittadinanza. E quindi, da questo punto di vista, anche la formazione di designer competenti nei progetti per il pubblico interesse è un'occasione su cui l'università sicuramente ha tutto l'interesse a essere presente. Ovviamente interagire con sistemi complessi come quelli della PA non è banale, e per questo è stato molto utile all'interno del nostro progetto la stretta collaborazione che si è instaurata con il Dipartimento attraverso alcuni workshop di coprogettazione che sono stati sviluppati, e attraverso anche l'utilizzo di una serie di strumenti, fra cui per esempio i kit di Designers Italia, che sono risultati sicuramente utili. E dicevo appunto, interagire con sistemi complessi è testimoniato, diciamo, questa complessità anche dalle numerose competenze che sono state messe in gioco nel corso del laboratorio, da quelle tipiche della user research e del service design, non sempre ovviamente
molto approfondite all'interno dei corsi di design della comunicazione, a cui si sono aggiunti per esempio gli strumenti di ricerca quantitativa per ricercare i dataset necessari, della ricerca qualitativa attraverso la realizzazione anche di un corpus di interviste abbastanza voluminoso, e poi aspetti, come dire, invece più tipicamente di design della comunicazione, come la visualizzazione dei dati e non ultimo anche lo storytelling, sia testuale sia visivo, di tutte quelle che sono state le emergenze raccolte. Non voglio ulteriormente tediarvi con questa parte generale, per cui lascio molto volentieri il racconto dell'esperienza fatta nel progetto a Enrico Pasqualetto, che insieme a Gloria Colaianni, Elena Migali, Alessandro Leo e Sara Valcasara sono alcuni degli studenti che in questo caso hanno lavorato a uno degli ecosistemi che sono stati poi raccolti nel volume. Enrico, prego. Ora ti passo le slide, Enrico, intanto ti metto la prima così puoi iniziare a parlare. Buongiorno a tutti, io sono Enrico Pasqualetto e assieme al mio gruppo di lavoro, formato da Gloria Colaianni, Alessandro Leo, Elena Migali e Sara Valcasara, ho affrontato all'interno dell'Atlante, la trasformazione digitale della PA, il tema dell'assistenza sociosanitaria. Il nostro capitolo è stato intitolato I nodi dell'assistenza, poiché proprio una delle caratteristiche principali che abbiamo rilevato in questa tipologia di servizi è proprio un fitto groviglio di persone, di enti, di iter, che vanno a comporre un ecosistema molto complesso e che noi abbiamo voluto raccontare nel nostro lavoro. Quindi l'obiettivo del nostro progetto era quello di mappare e poi appunto raccontare tramite un visual storytelling il mondo dell'assistenza sociosanitaria in Italia. E per farlo siamo quindi partiti, come ci spiegava prima il professor Sini, da una ricerca di tipo qualitativo, seguita da una quantitativa, e all'interno della quale siamo riusciti a sfruttare tutta una serie di strumenti acquisiti durante proprio i workshop che sono stati svolti in collaborazione con il Dipartimento della Trasformazione Digitale. E quindi interviste, questionari, mappe sono stati elementi fondamentali per appunto l'indagine di questi ambiti. Quindi la nostra intenzione è stata proprio quella di riuscire a far emergere la capillarità e la complessità dei servizi e rappresentare quindi i nodi di questi ecosistemi mettendo proprio in luce i processi digitali. E come possiamo vedere in queste doppie pagine, abbiamo sfruttato l'apertura del nostro capitolo per far emergere proprio l'esito delle ricerche preliminari. E nella doppia pagina che abbiamo intitolato Ecosistema abbiamo messo al centro proprio i servizi analizzati, distribuendo intorno tutti gli attori coinvolti e mettendo in evidenza, mostrando quindi le connessioni, proprio per restituire questa complessità che si presenta di fronte a attori, operatori e anche agli utenti ovviamente. Oppure appunto come vediamo nella doppia pagina in basso siamo andati a mappare appunto proprio la presenza capillare dei servizi sul nostro territorio. E il nostro racconto è stato possibile grazie all'utilizzo di 4 archetipi che appunto ci hanno permesso di raccontare sia la parte utente con l'archetipo del Senex e dello Juvenis che la parte degli operatori con l'archetipo del Medicus e dell'Actor. Gli archetipi ovviamente rappresentano, diciamo, il contenuto dell'inconscio collettivo, quindi un pretesto per rappresentare diversi punti di vista. E, infatti a ognuno degli archetipi è stato affidato il racconto di uno o più servizi e questo ci ha permesso di sviscerare sia la parte front office che la parte back office. E per ognuno degli archetipi abbiamo creato una forma che abbiamo ottenuto diciamo attribuendo un valore a 4 caratteristiche ritenute fondamentali, quindi la fiducia nella PA, le competenze digitali, la periodicità di intervento e l'indipendenza. E queste caratteristiche sono state mappate appunto nell'attualità, nella pagina di introduzione e nella pagina finale del nostro capitolo invece andiamo a ipotizzare come queste caratteristiche potrebbero evolvere in un futuro possibile della pubblica amministrazione. Quindi questa forma e questi ricorrenti, questi archetipi, vengono posizionati nella pagina in alto a destra e fungono da navigatori e ci permettono di capire sempre in che praticamente sottocapitolo del nostro lavoro ci troviamo. Queste sono
le aperture dedicate ad ognuno dei sottocapitoli, ogni archetipo infatti aveva due doppie pagine, e nelle aperture abbiamo cercato di creare delle visualizzazioni accattivanti unendo più dataset per proprio rendere questa complessità sia del servizio che delle problematiche appunto proprio tipiche sia per il lato degli utenti che il lato degli operatori. E nelle seconde doppie pagine invece siamo andati a raccontare più nello specifico appunto le problematiche, le caratteristiche di ogni servizio, raccontando tutte le sfaccettature. E questi sottocapitoli erano quindi intervallati da dei focus, che appunto abbiamo rappresentato con queste pagine a fondo nero, dedicati a digitalizzazione, volontariato e investimenti ICT nella PA. E questi tre temi in modo particolare sono appunto sono emersi come molto rilevanti durante l'analisi degli ecosistemi, quindi abbiamo voluto dedicare un approfondimento più specifico, sperando in qualche modo quindi di essere riusciti a sciogliere questi nodi dell'assistenza. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, grazie mille Enrico, e completamente in tempo, quindi passo poi subito la parola ad Anna Meroni dal Poli di Milano. E anche la presentazione. Ecco a te, Anna. Eccoci, grazie mille a te di tutto. Come faccio ad andare avanti? Vediamo se... Dovresti avere una barra... Eccolo, lo vedo, perfetto, è arrivato. Allora, io sono Anna Meroni, Politecnico di Milano, Scuola del Design, mi occupo di design dei servizi e con me ci sarà Elia che... Io poi parlerà lui, che sta lavorando con un progetto abbastanza sperimentale anche nelle modalità in Croce Rossa Italiana. Vediamo che Croce Rossa Italiana, per chi di voi conosce, è un ente molto complesso. E non è attualmente un ente pubblico, ma è un ente privato, è diventato un ente privato da una decina, quindicina d'anni, ma diciamo opera come un ente pubblico perché è del tutto assimilato, quindi insomma diciamo che è sicuramente del tutto assimilabile a un ente pubblico, anche un pochino come, ovviamente come mission, perché il bene comune è ovviamente in cima alla loro mission e vision. Allora, io devo dire questo, prima di girare la slide, anche se le abbiamo spoilerate prima, che noi abbiamo una tradizione abbastanza lunga di collaborazione con la pubblica amministrazione, perché anche quando non ci cercavano loro, siamo andati sempre a cercarli loro, proprio un po' perché, diciamo, si è sempre creduto tanto nel valore pubblico di quello che si fa. E che il design può fare, quindi sotto vari aspetti. Poi devo dire che negli ultimi, diciamo, 10 anni abbiamo vissuto un periodo d'oro di collaborazione, un periodo d'oro anche con grande sintonia intellettuale, con, diciamo, amministrazioni pubbliche illuminate, a tutti i livelli. Quindi dovessi dire che ho riscontrato una differenza rispetto a lavorare col meglio del privato, non sarei, direi una cosa falsa. Abbiamo lavorato benissimo. Certo, c'è una farraginosità burocratica spesso, anche per gestire le cose più semplici, che capiamo benissimo. Però, per darvi un'idea, cosa abbiamo fatto? Io ho provato a fare una breve, diciamo, tassonomia dei tipi di collaborazione che abbiamo fatto legate alla didattica. Poi c'è anche la ricerca, ma la vedete un po' in ombra alla fine. Beh, la cosa più semplice, diciamo, che sempre è stata fatta era associare dei corsi a dei temi legati alla pubblica amministrazione. Questo può dare risultati di livello ovviamente molto diverso, di natura molto diversa. Cito solo l'ultimo che abbiamo finito a gennaio, in cui abbiamo lavorato insieme all'ufficio del Parlamento Europeo qui a Milano sulla Conference on Future of Europe, che per chi di voi lo conosce è una conferenza, è una, diciamo, piattaforma partecipativa organizzata dalla Commissione, dai tre enti della Commissione Europea dell'Europa, quindi il Parlamento, il Consiglio e per, diciamo, favorire la nascita e la proposta di idee dal basso sul futuro dell'Europa.
Abbiamo prodotto delle idee sui temi che erano dati e le abbiamo presentate durante un evento che è stato fortunato, perché a gennaio abbiamo avuto un'ondata di Covid anomala che ci ha costretto a ritirare in buon ordine, farlo al campus, ma avevamo, diciamo, già previsto di farlo in Fondazione Feltrinelli a Milano, quindi avevamo anche un supporto del Comune e della Fondazione Feltrinelli. Pazienza, ci sarà un futuro. Passo un pochino più avanzato è quando gli studenti lavorano su tesi, quindi prendono alcuni argomenti legati all'amministrazione pubblica, quindi temi e attività, e li usano come lavori di tesi. Qua in entrambi i casi si ha modo di esplorare ed espandere molto spesso le idee e i servizi rispetto a quelli che sono i focus tematici che sono molto più verticali, che sono quelli invece poi che fanno parte, diciamo, del servizio che viene poi effettivamente elaborato. Quindi diciamo che il lavoro con gli studenti ha sempre un po' la particolarità che permette di guardare a orizzonti più ampi. Facendo un passo, ancora un passo successivo, di solito riusciamo a entrare in questo mondo, e questo è il mondo un po' che stiamo esplorando con Elia. Ed è in particolare quello del tirocinio, cioè con Elia stiamo esplorando un particolare modo di fare il tirocinio in cui lui è lì, appena iniziato e finirà a settembre, lavorerà su un tema che poi dirà lui, e quello che noi stiamo provando a fare è accompagnarlo, quindi nel periodo che sarà presso Croce Rossa Italiana, seguire anche da parte nostra la sua attività con una serie di workshop fatti anche con Croce Rossa Italiana, che aiutano un po' a capire come collocare all'interno del loro ecosistema il progetto e lo studio che farà. Completo, finisco dicendo che poi ovviamente quando si entra nel mondo della formazione e della ricerca ci sono tantissime altre possibilità che abbiamo esplorato con l'amministrazione pubblica, anche di formazione, quindi abbiamo fatto e facciamo formazione all'amministrazione pubblica su tanti temi, lì vedete un lavoro fatto con Regione Umbria, ma anche si entra in un campo che è poi più quello della ricerca, e adesso uno dei progetti su cui stiamo lavorando col Comune di Milano è la Scuola dei Quartieri, qualcuno può averne sentito parlare, ed è un progetto, diciamo, di supporto alla nascita di innovazione sociale. Quindi in queste attività poi il bilanciamento fra studenti e ricercatori cambia un po'. Concludo e passo la parola a Elia con questa domanda: quali aspettative si creano? E di questo però ne parliamo dopo. Grazie. Elia, tua. Eccomi, buongiorno a tutti. Come diceva Anna, io sono Elia e sono uno dei suoi studenti del corso di laurea magistrale in design. Io non posso parlare di Temo che non ti sentiamo tanto. Ci sono un po' di scatti, quindi non ti preoccupare se vuoi parlare più lentamente, anche certo. Se ci metti qualche minuto in più. Certo, certo. Allora, quello che dicevo è che io in questo momento non posso parlare dei dati finali, ma volevo vedere un po' con voi quali sono le premesse, le direzioni e le aspettative di questo progetto che abbiamo appena iniziato. Quindi, come stiamo collaborando? Vi do solo un pochino di contesto, come ha introdotto anche Anna. Io sto lavorando nella parte, diciamo, nazionale qui a Roma di Croce Rossa Italiana, nel particolare in un'unità operativa che si chiama Organizzazione Processi Sociali, quindi un'unità operativa che si occupa di organizzare i processi a Croce Rossa Italiana. Ovviamente qui non ci sono designer, e al momento ci sono solo io, e è il motivo per cui, come diceva Anna, ci sono studenti e professori del Politecnico che danno quello che è supporto metodologico. Quindi abbiamo degli aggiornamenti settimanali, degli aggiornamenti mensili e dei workshop che facciamo all'inizio, alla fine, per vedere un po' come sta andando e ad aggiustare la direzione, visto che è abbastanza sperimentale. L'obiettivo che ci siamo dati durante il primo workshop è quello di riprogettare i servizi di autorizzazione e di delega interna, di proporre un perimetro per la loro digitalizzazione. Che cosa vuol dire? Lavoriamo su tutti quei processi che servono a Croce Rossa internamente per autorizzare, ad esempio, l'inizio di un progetto, la spesa di un certo budget o anche solo la ricezione di delle donazioni dall'esterno, perché è veramente complesso. Qualsiasi cosa che si fa qui dentro deve essere firmata, controfirmata, autorizzata a diversi livelli,
e proveremo a farlo digitalizzando quelli che ci sono al momento. Quindi loro per fare questo processo hanno degli strumenti interni, principalmente cartacei, e proveremo a digitalizzarli e a usare questa scusa della digitalizzazione anche un po' per snellire il processo in sé. Quindi cosa ci aspettiamo dalla collaborazione? Noi siamo consapevoli che i mesi non bastano, quindi sappiamo che è solo l'inizio di un grande esperimento, si spera, e quindi abbiamo un po' di direzioni. Una è quella di lavorare dal micro al macro, ovvero di usare questo sui microprocessi e strumenti che vedremo come un po' punti dell'iceberg, e di usare questi un po' come scusa per lavorare su logica di snellimento e di utilizzazione a livello di organizzazione nazionale, e poi un po' per ragionare su quale può essere il lavoro del designer, quindi come la figura del designer si può posizionare in un'associazione particolare come quella che è Croce Rossa, che è la solidarietà. E questo da parte mia è tutto. Grazie mille. Grazie mille Lia. Allora adesso passiamo invece all'Università di Palermo, dove gli studenti sono in sede, devo dire un'inquadratura bellissima. Passo immediatamente il controllo della presentazione a Toti, che ci racconterà della loro esperienza. Grazie mille, tra l'altro l'inquadratura studiatissima da settimane, devo dire la verità. Allora, intanto grazie mille per l'invito e anche per aver accettato, diciamo, questa disposizione un po' bizzarra. In realtà oggi abbiamo lezione e mi sembrava comunque un'ottima opportunità per i ragazzi per fruire, diciamo, di questa comunità, entrare a far parte di questa comunità che sarà la loro fra qualche mese, mi auguro per loro, se non fra qualche anno. Vi parliamo dal laboratorio di design del prodotto e della comunicazione del terzo anno del corso di studi di disegno industriale a Palermo. Laboratorio che io seguo dall'anno scorso, ho cercato in questi anni, quest'anno anche col contributo di alcuni ragazzi dello scorso anno che mi stanno dando una mano, sono qui per attivi, li salutiamo, Luigi, Bruna, Sara, Caterina e Marco, mi sembrava giusto citarli, e quello che cerchiamo di fare ovviamente è cercare di rimanere legati a questo territorio. Non posso non citare, diciamo, come sono arrivato all'università in un modo piuttosto strano forse. 10 anni fa, volevamo fare ricerca sul tema del design per l'innovazione sociale e l'abbiamo fatto da ricercatori indipendenti attraverso un'organizzazione che si chiama PUSH. Vedevamo e continuiamo a vedere, e credo sia sempre più evidente, come luoghi come questo, come il Sud Europa, come alcune periferie di tutte le città d'Europa, in realtà rappresentino un luogo dove sperimentare processi nuovi per cercare di affrontare questa annosa questione by design o by disaster. Quindi tutti i temi che sono legati sia a fenomeni sociali, culturali, ambientali. Quindi un perfetto playground per chi vuole fare sperimentazione. Ed è quello che cerchiamo di fare nel laboratorio di terzo anno, cercando di sviluppare, partendo da delle, diciamo, alcune sfide molto ampie, cerchiamo di far definire i brief di progetto direttamente agli studenti per farli lavorare anche in modo più appassionato. Una cosa che faccio generalmente è che quando in una stakeholder map c'è la pubblica amministrazione, gliela faccio togliere. Questo in realtà ovviamente è un po' il vissuto, no? Nell'avere fatto questa attività, nel design activism in questi anni, con una pubblica amministrazione non certo da periodo d'oro, citando quello che è stato detto prima, ma oggi si vede che comunque c'è una predisposizione completamente diversa, perché sono cambiati i tempi, ma sono cambiati soprattutto i modi in cui anche la pubblica amministrazione, i comuni, parleremo di un'esperienza di questo tipo, ricevono anche finanziamenti e hanno quindi un interesse diverso nei confronti di percorsi magari innovativi. Non per forza innovativi, ma per percorsi, chiamiamoli comunque con all'interno il design e non soltanto nella parte, diciamo, estetica, ma nella parte di processo. Ora,
Cosa è successo? È successo che proprio un'occasione, l'occasione di un progetto finanziato dalla Commissione europea ha in qualche modo spinto la pubblica amministrazione a fare un certo tipo di attività. Tale attività è stato un... loro l'hanno chiamato un hackathon, in realtà aveva anche una parte un po' di coding, tra l'altro anche il Politecnico di Milano ha partecipato e i ragazzi del Politecnico assieme a quelli di Palermo hanno vinto ed erano sviluppatori, quindi diciamo parte di ingegneria informatica, mentre quelli di Palermo erano tutti diciamo di questa università, della parte di design. Il tema qual è? Che mi avevano chiesto se potevano fare la prova finale, perché noi siamo una triennale, parlate con una triennale, quindi non ci sono le tesi, che sono comunque una grandissima opportunità per portare avanti alcuni esperimenti progettuali, però io faccio finta di niente, e quindi chi vuole fare la prova finale con me deve fare un'esperienza fuori, diciamo, dalle mura universitarie, deve essere... o un hackathon, un progetto, un concorso, qualcosa, o eventualmente all'interno, diciamo, del percorso di tirocinio formativo che va fatto a terzo anno, qualcosa che venga fuori da quello lì. E quindi ho, diciamo, stimolato i ragazzi, vi dico tutti i nomi perché sono sicuro che nomi se li scorda, ma non è vero. Angelo, Bruna, Clara, Francesca, Luigi, Lorena, Monica, Naomi, che già vi staranno stalkerando su LinkedIn, per farli partecipare a questa opportunità progettuale. Ve ne parlerà Naomi, che invito qui a prendere spazio davanti alle slide. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Come il professore ha anticipato, sono Naomi Fornò, della studentessa di disegno industriale presso l'Università degli Studi di Palermo e, presentazione permettendo, vi racconterò di questa, della Hackathon, esperienza a cui assieme ad altri miei colleghi qui oggi presenti ho preso parte nel mese di dicembre 2021. Gli organizzatori di questo hackathon ci hanno domandato a tutti noi partecipanti di utilizzare il design, i suoi diversi tool, diversi approcci, per realizzare uno strumento che supportasse le persone migranti nella ricerca di un'occupazione. Uno strumento che al contempo ci permettesse di aiutare e migliorare il rapporto e la comunicazione tra le istituzioni e i cittadini, nonché tra le istituzioni stesse. Si è trattato quindi di un hackathon dal fortissimo impatto sociale, perché ci muoviamo all'interno di politiche di integrazione sociolavorative. Non solo quello al lavoro è un diritto a cui i ragazzi migranti non devono assolutamente rinunciare, in più esso è un canale di accesso ad un percorso di integrazione all'interno della società ospitante. Il contesto era quello del mercato lavorativo palermitano, il target più nello specifico a cui ci siamo dedicati è stato quello dei ragazzi migranti al di fuori dei centri di primo o secondo accoglienza. E la soluzione concreta, alla fine quella pensata, adottabile dal Comune di Palermo ma assolutamente scalabile, è stato uno spazio wiki che contenesse tutte le informazioni necessarie al supporto, appunto, nella ricerca di un lavoro, di una formazione lavorativa o di uno stage retribuito. Come noi tutti sappiamo, i servizi eccellenti, quindi servizi che siano accessibili, equi, inclusivi e semplici, non capita per caso, vengono progettati in maniera intenzionale attorno alle esigenze del target, e noi con il nostro target abbiamo cercato di empatizzare attraverso interviste, soprattutto, che abbiamo condotto sia in sede di ragazzi ma anche con mediatori linguistici e culturali, e abbiamo poi sfruttato tutta una serie di tool propri del design, dal stakeholders map o all'empathy map o la value proposition canvas,
per poter, come dire, definire, rispondere a tutti quelli che sono i pain point che il nostro target incontra durante questo affannoso tentativo di trovare un'occupazione e quindi riuscire ad integrarsi all'interno della nostra società. La seconda fase invece del nostro lavoro si è concentrata sull'architettura dell'informazione e ci tengo a precisare come in realtà noi non avessimo delle informazioni semplicemente da riorganizzare. Noi queste informazioni le abbiamo raccolte, le abbiamo studiate, le abbiamo combinate, sintetizzate e soprattutto abbiamo verificato l'attendibilità delle loro fonti. La sfida successiva è stata poi quella di organizzare questo contenuto informativo secondo una struttura che consentisse al nostro utente finale di trovare immediatamente quello che stava cercando. E allora, al fine di garantire l'usabilità della nostra soluzione, abbiamo optato per una gerarchia multidimensionale che desse al ragazzo migrante molti modi per accedere ai contenuti, venendo comunque guidato secondo un percorso logico e razionale, e quindi è venuta fuori una fitta rete di contenuti interconnessi in cui ciascuna pagina è appunto collegata contestualmente alle altre. Poi per garantire maggiormente, può andare avanti, maggiormente la fruibilità della nostra soluzione, ma soprattutto per renderla quanto più user friendly possibile. E anche qui mi preme comunque dire che noi non abbiamo mai parlato del migrante in terza persona. Noi abbiamo sempre parlato con i ragazzi migranti in prima persona, con un linguaggio assolutamente informale. Dicevo appunto, per rendere la soluzione quanto più fruibile, abbiamo deciso di organizzare il contenuto informativo, l'abbiamo clusterizzato, quindi abbiamo creato delle macrocategorie, le abbiamo etichettate. Ciascuna macrocategoria viene poi scomposta in delle sottocategorie, così che la tematica possa essere spiegata, affrontata nel modo più completo ed esaustivo possibile. Grazie poi, per esempio, alla barra di ricerca, a questi continui rimandi che sono sia all'interno del nostro wiki, ma anche all'esterno, grazie anche alle icone, tutte le informazioni dai test, quantomeno che abbiamo condotto, sono risultate essere compatte e di facile individuazione. E poi soprattutto il linguaggio iconografico è stato per noi fondamentale per poter abbattere le barriere linguistiche. L'ultima parte è stata quella invece di content management system. Anzitutto noi abbiamo organizzato i nostri utenti, li abbiamo suddivisi in enti pubblici, enti privati, c'erano i ragazzi migranti, i volontari, le agenzie del lavoro. Ciascuno di loro poteva suggerire di apportare una modifica, un cambiamento all'interno del wiki. Questa modifica, questo cambiamento viene preso in carico da un moderatore, e soltanto dopo verifica dell'attendibilità di queste informazioni il moderatore inserisce, modifica o comunque aggiunge queste novità, insomma, al fine di mantenere appunto l'architettura dell'informazione. E questa era un po' invece quella che potete vedere, era un po' il nostro progetto, la nostra soluzione che abbiamo deciso di chiamare Integrance, che vuole essere uno strumento che aiuti nella ricerca del lavoro non soltanto i ragazzi migranti, ma comunque i ragazzi in generale o chiunque cerchi lavoro. Vedete, la prima è l'icona poi della Coppa, perché effettivamente nella giornata finale abbiamo vinto insieme ai ragazzi del Politecnico di Milano, e quindi da qui è scaturito poi un contratto per quindi una collaborazione con il team di Easy Rights e il Comune di Palermo per portare avanti, quindi integrare la soluzione. La seconda invece riguarda appunto l'esperienza, è stata importante da un punto di vista sia personale che professionale, perché eravamo 8 ragazzi, 8 designers, 8 tribunali praticamente, però sapevamo quanto importante fosse rimanere un team così numeroso per poter guardare in maniera diversa, da più punti di vista, da diverse prospettive, una tematica così importante, quale era quella che stavamo affrontando. E poi l'ultima icona, un po' ironica, è un po' la distanza tra la realtà e le intenzioni.
sia per insomma un po' le tempistiche che anche noi purtroppo vediamo essere un tantino lunghe, sia perché ci rendiamo conto che forse ci sono ancora dei passettini da fare, però comunque speriamo che questi progetti, queste occasioni insomma che voi stessi promuovete servano come appunto strumento per diffondere il valore della cultura progettuale per la pubblica utilità, insomma. E ho finito. Grazie mille, grazie Noemi, e grazie a tutti. Allora vorrei andare avanti con la discussione, siamo un po' lunghi, quindi cambio programma per la gioia dei miei colleghi e intanto presento le nostre ultime due slide, così poi apriamo la conversazione e possiamo continuare con quello. Quindi, molto velocemente, per aiutarci a migliorare questo evento, adesso Michela vi condividerà questo link nella chat pubblica. Quello che lanciamo oggi e la call to action di oggi è che abbiamo fatto un canale dedicato su Slack di Developers Italia al mondo dell'insegnamento, dove speriamo di ritrovarvi tutti per parlare di come connettere il mondo della pubblica amministrazione e quello dell'insegnamento universitario. Perché Designers Italia si pone l'obiettivo non solo di parlare all'audience, ma di far parlare l'audience. Dicendo questo, prossimo appuntamento il 20 aprile, mi taccio, vi dico solo per favore di utilizzare la sezione di domande e risposte per condividere le domande con noi e apro a questo punto la discussione. Dulcis in fundo, questi sono tutti i canali su cui ci potete contattare, appunto le chat di Slack, il sito web di Developers e Designers Italia, le relative mail su Twitter e sul blog e sui relativi blog. Grazie mille veramente a tutti i relatori che hanno deciso di partecipare e a tutti coloro che sono venuti. Torniamo indietro sulla slide di question and answer e vediamo cosa appare in chat. Anna Meloni, gli è scomparso il microfono. Ok, invece, ok, vedo che qualcuno sta scrivendo qualche domanda. Grazie Gianvito della tua domanda. Approfitto per chiedere se ci sono pubbliche amministrazioni coinvolte oggi qui, se c'è qualcuno che può aiutarci a rispondere alla domanda di Gianvito, altrimenti poi cercherò di rispondere io. Vediamo. E vediamo anche se nel frattempo Anna può parlare, perché non amo rispondere io, diciamo. Proprio per sentire che cosa hanno da dire gli altri. Niente. Anna, non ne funziona. Ah, Anna, quando ti connetti ti chiede se vuoi parlare o solo ascoltare, devi premere il pulsante microfono. Non te l'ho chiesto, mannaggia. Questo è abbastanza fastidioso. Riprova. Ok. Se non so se qualcuno di voi vuole rispondere a Gianvito. Qualcuno ha anche chiesto se Integrans ha anche un sito pubblico. Ok, vediamo se abbiamo recuperato qui. No. Allora, per la seconda domanda, quella legata a Integrans, sì. Intanto sono Luigi, ciao a tutti. Allora, stiamo lavorando a una versione che verrà pubblicata a breve dal Comune di Palermo, che sarà aggiornata e revisionata insieme anche agli sviluppatori, gli altri vincitori del Politecnico di Milano. Quindi a breve sarà lanciata per essere utilizzata. Il concetto di a breve è un concetto di a breve relativo, cioè nel senso potrebbe essere fra qualche mese o non lo so. Però senza troppe polemiche, però i tempi sono un po' si sono allungati un po' rispetto a quelli che dovevano essere all'inizio. Sì.
Ok, allora spero che nel frattempo, ok, perfetto, leggerò la domanda di Gianvito. Quale può essere un modello per incorporare sempre più designer nella pubblica amministrazione, soprattutto a livello locale? Perché calare le cose dall'alto senza avere un piano d'atterraggio libera solo parte di questo potenziale. Quindi come l'università può favorire questo processo? Vai università, sbizzarritevi. Allora, dico una cosa io, ma sai, un modo che noi abbiamo studiato per favorirlo è quello che vi abbiamo un po' raccontato. Aspetta, scusate, non mi vedete, ma è un sistema terrificante perché ci sono 10.000 robe da abilitare. Ecco qua. Scusate. No, dicevo che un modo che stiamo appunto provando è non solo invogliare come dire, ad accogliere designers perché dimostrando che hanno delle idee che possono assolutamente entrare in un sistema a beneficio di un sistema anche molto complesso, ma anche facendo un esperimento come quello in corso adesso con Elia. Il problema è che poi, finito quell'esperimento e finito il tirocinio, se non ci sono posizioni che la pubblica amministrazione può aprire, noi non ci possiamo fare più niente, perché sappiamo che la pubblica amministrazione non è un'azienda privata che può decidere di allocare budget a una figura, a una risorsa nuova. Quindi purtroppo tutto quello che noi possiamo fare si esaurisce qui. Gli enti pubblici hanno questo limite enorme e quindi non possiamo più di tanto forzare questa barriera, ecco, almeno... Se posso aggiungere, a parte concordare con Anna, io personalmente anche ho molto patito negli anni dell'università l'impossibilità di fare progetti a scopo, diciamo, di impatto sociale e nel pubblico, e con mia grande sorpresa, lavorando qui adesso da un anno e mezzo, insomma, ho realizzato, cosa che non avevo realizzato prima, di come ci sono moltissimi fornitori esterni, che sono fornitori delle pubbliche amministrazioni, che spesso non sono design consultancies, non sono brand fighi e quindi passano sotto traccia. Sono molto spesso software house, consulenze IT, che però veramente determinano poi di fatto quello che le pubbliche amministrazioni vanno ad esporre in termini, soprattutto in questo caso parliamo di digitalizzazione. Quindi non voglio essere arrogante a dire alle università cosa devono fare, però secondo me bisogna anche far capire agli studenti che non è necessario lavorare sempre in un posto figo, che si può avere un ruolo, anzi, molto più determinante in dei posti dove la cultura del design non c'è. E quello che dico io sempre ai miei studenti, e poi passo la parola a Gianni, è che la prima cosa è che devi progettare il tuo lavoro, cioè crearlo proprio. Quindi in Italia veramente penso che abbiamo anche delle software house molto forti e che stiamo cercando comunque con Designers Italia di coinvolgere con altri stream di disseminazione, quindi speriamo che poi magari in un terzo step della roadmap faremo confluire direttamente università e fornitori tecnologici, anzi magari proprio invitandoli al canale Slack. Perché per esempio sullo Slack di Developers Italia ci sono moltissimi fornitori esterni, quindi accorrete numerosi sul canale insegnamento. Passo la parola a Gianni. Niente, volevo solo appunto per quanto riguarda l'aspetto di cosa può fare l'università per favorire questo processo. Direi che fondamentalmente l'università può, come dire, proporre negli obiettivi dei propri percorsi formativi l'aspetto di collaborazione con la pubblica amministrazione. Questo, come dire, cercando di spiegare anche agli stessi studenti che inizialmente raramente sono, come dire, entusiasti quando si parla di collaborare con la pubblica amministrazione, perché nell'esperienza di ciascuno di noi, più che di designer, proprio di semplice cittadino, tutte le volte abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione, una parte di frustrazione ce la dobbiamo portare a casa. Per cui è ovvio che, come dire, proporre invece l'idea che con la pubblica amministrazione si possa collaborare per portare avanti anche progetti di pubblica utilità, questo mi sembra che sia
un aspetto che doverosamente l'università può affrontare. Detto questo, dobbiamo anche ricordarci che la pubblica amministrazione ha dei grandi problemi nel rapporto con il design. Pensiamo soltanto che i designer non sono accolti negli uffici comunicazione per legge della pubblica amministrazione, cioè la pubblica amministrazione prevede che negli uffici comunicazione siano presenti solo laureati di scienze della comunicazione o giornalisti, non si parla mai di design. Ecco, anche questo forse sarà un elemento da tenere presente nel futuro. Grazie Gianni. Leggo un paio di interventi che apprezzo molto. Ci ha scritto Raffaella Scognamiglio del Poly Design, mostrando interesse appunto nel tema. Ci chiede, capiamo anche come area privata del Politecnico, mostriamo interesse a collaborare, capiamo come farlo al meglio. Quindi a maggior ragione propongo di sentirci tutti su Slack. Grazie Raffaella. Daniela Piscitelli ci dice, le strade sono due, da un lato implementare la cultura del design nella pubblica amministrazione, come stiamo facendo, la seconda è promuovere il riconoscimento della professione del designer che ad oggi non è ancora riconosciuta. Non so se qualcuno vuole commentare soprattutto sulla parte di come promuovere il riconoscimento della professione del designer, che poi diciamocelo sinceramente che il service designer neanche nel privato è così riconosciuto come sembra, quindi secondo me poi applica anche a quell'ambito lì. Prego, non so chi vuole intervenire. Ma forse un commento lo faccio rapido. Io sono stata fino a dicembre coordinatore di un corso di laurea magistrale in Product Service System Design, che sono 15 anni che fa design dei servizi. Devo dire che abbiamo fatto anche qui una grande operazione di promozione negli anni, creando per esempio un advisory board che è servito molto, partecipato anche da persone della pubblica amministrazione, che è servito molto per fare questo bridge. Quindi è una, come dire, una strategia che sicuramente consiglio. Io ripeto, nella nostra esperienza adesso non manca il riconoscimento dell'attività del service designer anche nell'amministrazione pubblica, mancano le maniere per far entrare delle persone nel sistema pubblico. Poi nelle software house è un'altra cosa, ma nel sistema pubblico una persona che è uno studente che ha interesse a entrare, e ce n'è perché tanti dimostrano grande interesse di lavorare per il bene pubblico, diciamo così, il problema è più trovare la strada. La volontà c'è, io questo lo posso dire appunto con una certa sicurezza, ovviamente non in tutti, ma sono tutti un po' diversi, no? Siamo tutti un po' diversi, tutti abbiamo ambizioni diverse, però l'entusiasmo e la volontà di lavorare per il pubblico, almeno di fare un'esperienza prima di approdare ad altre destinazioni, io credo che ci sia. Poi ci scrive Aldo Presta di Unical, che hanno sviluppato recentemente il sito Ateneo secondo standard dei modelli Agicom. Ci dicono che gli piacerebbe condividere e confrontarsi sul progetto, soprattutto rispetto al problema più grande che hanno affrontato, ovvero la relazione tra la rappresentazione sul sito del servizio reale, dove prevale l'organizzazione per uffici e non per servizi. Quindi mi pare di capire il problema, quello l'annosa questione tra mostrare un back office e invece mettersi nei panni del cittadino. Esperienze positive in questa direzione? Vabbè, io posso dirne a ciuffi, però forse lascio la parola anche solo ai miei colleghi eventualmente. Dai Claudia, lo so che vuoi parlare. Non c'è nessuno. No, vai, no, secondo me... No, in che senso? Cioè, cosa racconteresti? È l'annosa questione del fatto che, per esempio, come Designers Italia, benché noi diamo dei modelli già predefiniti per essere progettati in maniera utente-centrica, nonostante ciò, poi quando il fornitore si interfaccia con la pubblica amministrazione è molto difficile per i funzionari entrare in quest'ottica, perché loro vedono
il sito web come una vetrina che rispecchia il back office. Quindi vedono il front office come una copia carbone del back office degli uffici. Quindi Aldo, noi capiamo completamente questa problematica. Adesso sicuramente tutto lo scopo della disseminazione della cultura progettuale nella pubblica amministrazione è questo. Quindi... Soprattutto il punto è che un servizio che viene dato poi a un cittadino deve essere sempre visto in maniera un po' più aperta, un po' più olistica, un po' più sistemica. Noi qui ci occupiamo principalmente di digitale, ma non basta quello, bisogna anche avere un occhio al servizio, a quello che succede ai servizi fisici, cioè ancora analogici. Per cui, perché appunto se si vuole, non si può solo spostare verso il digitale, bisogna avere una strategia di servizio e di modello di servizio che parli. Il digitale deve parlare con l'analogico. E sicuramente l'innovazione non si fa, lo sappiamo, lo sanno tutti quanti, penso in questa, i relatori di questa chiamata, non si fa soltanto copiando quello che è un servizio analogico, ma semplificando l'esperienza. Per confortarvi un po', faccio un piccolo spoiler, quindi all'interno della nostra strategia di disseminazione, a parte questa parte sull'istruzione, stiamo procedendo con tutta una serie di corsi di formazione per gli operatori pubblici e per i fornitori delle pubbliche amministrazioni. Nel contempo stiamo cercando di promuovere presso i funzionari e i big player tecnologici l'approccio progettuale, diciamo, virtuoso di Designers Italia, proprio per fare la classica mossa a tenaglia top down bottom up, e forse ce la faremo. Adesso voi avete iniziato un po' a parlare tra di voi in chat, che va benissimo, e mi fa molto piacere sentire da Enrico Giauna che all'interno della Camera di Commercio di Torino hanno una redazione web centrale dedicata appositamente appunto alla redazione web. Sono una delle poche realtà, è vero, penso proprio che sia vero, che hanno fatto questa scelta. Realtà più piccole hanno figure che si occupano di più attività, tra le quali anche quella di dedicare tempo al web. Quindi la soluzione in quei casi è affidarsi alla buona volontà del singolo, che di base dovrebbe fare altro o affidarsi a terzi. E se posso aggiungere, ma poi lascerei la parola ad altri, forse però Enrico il discorso è proprio questo, che è bene che ci sia spazio per il design, il web design all'interno della parte di comunicazione. Quando però si parla di riprogettare servizi, processi e flussi, bisogna necessariamente che il designer non sia spostato solo sulla comunicazione, ma che abbia un colloquio, insomma, con la parte di engineering, con i developers, con lo sviluppo, perché altrimenti manca un pezzo, diciamo, no? Quindi vi auguriamo di riuscire ad espandervi ancora, ad espandere il design in maniera ancora più capillare all'interno della vostra organizzazione. E, concordo con Gianvito, che ci fa notare che soprattutto la sfida più grande per noi designer è quella di comunicare ed essere in grado di spiegare quello che facciamo, anche in maniera non troppo ostentata, a mio avviso. Sicuramente il Salone del Mobile non ci ha mai aiutato, diciamo, in questo. Scusate, battutina, e sicuramente l'università ha un ruolo importantissimo nel far capire agli studenti che design è servizio, il designer è al servizio della società, che ormai i tempi del design autoriale sono ben finiti, e qua fra un poco ci manca che anche la produzione industriale. Quindi passiamo avanti, che il commento di Valeria, io sono molto d'accordo, non vedevo l'ora di rispondere. Non mi risulta che i designers siano banditi per legge dagli uffici di comunicazione della pubblica amministrazione. No, assolutamente, anzi aggiungo che in questo anno e mezzo qui abbiamo anche avuto l'occasione di rivedere il codice di condotta tecnologica delle pubbliche amministrazioni e andare a inserire nella lista delle competenze e delle figure da coinvolgere nella trasformazione digitale dei servizi pubblici più sfaccettature, più gradienti, più sfumature di design. Prima forse Claudia eravamo rimasti a
webmaster era la cosa più vicina. Quindi stiamo riuscendo, diciamo, anche a livello di policy making, come ci faceva notare anche Gianni, e piano piano, ovviamente, con step by step, a far capire che poi c'è design e design, cioè, e ci sono anche diverse tipologie di designer che servono diversi scopi. E Mauro ci dice: trovare la strada per portare i designer nella PA è proprio un problema per designer, un problema di policy che deve partire dai processi e, come diceva Gianni, anche dagli iter amministrativo-burocratici. E grazie mille Mauro, quindi ci stiamo provando, praticamente avevo già un po' spoilerato la risposta. E vediamo se ci sono altre domande. Posso fare un intervento? Prego, volentieri, grazie Anna. Io, no, insisto a dire che secondo me tra una grande azienda e una pubblica amministrazione spesso non c'è tutta questa differenza, né a capire il ruolo del designer, che non sia appunto uno che fa sedie e tavoli e che sia un'azienda che fa sedie e tavoli, ma sia nel capire dove inserirlo nell'organigramma. Quindi non vedo, ripeto, non... il caso pubblica amministrazione è tale, dal mio punto di vista, perché al di là della capacità di comprendersi a vicenda, ha una farraginosità burocratica che purtroppo conosciamo bene, perché noi siamo una pubblica amministrazione. Il Politecnico di Milano è una pubblica amministrazione e anche il Politecnico di Palermo, cioè siamo noi anche, sappiamo benissimo cosa vuol dire fare una procedura per acquistare 200 euro di materiale e figuriamoci a ingaggiare una persona. Quindi è brutto, non voglio dire che c'è un problema di sistema, ma c'è un problema di sistema al di là della riconoscibilità. Quindi forse è quello che abbiamo visto funziona è ogni tanto trovare degli escamotage, come delle strade un po' laterali, per cui agganciare per esempio una figura a dei progetti speciali, quindi che hanno dei finanziamenti un po' legati a dei piani europei, dei progetti europei, dei fondi, adesso c'è React o altri, quindi provare a utilizzare questo tipo di situazioni. È chiaro che generano poi posizioni temporanee, però sono un ottimo modo per far capire come un designer può fare in una tematica e in un'organizzazione di lavoro. Grazie Anna. Allora, guardate, io leggo l'ultima. Maria, posso? Prego, certo, volevo proprio dire, facciamo parlare Toti. Grazie, grazie. No, volevo collegarmi, ho qualche problema perché ho il microfono lontano, quindi ogni volta mi avvicino, ma poi perdo l'attimo. Allora, sicuramente... riprendendo quello che è stato detto prima, intanto spiegare agli studenti anche alla triennale che design non è soltanto tavoli e sedie e che le ambizioni anzi sono molto più complesse e il lavoro che possono fare può avere un'incidenza maggiore sulla società di quello che loro immaginano. E quindi già secondo me questo è un bel pezzo. Poi c'è l'altro pezzo che invece è spiegare alla pubblica amministrazione che design non è soltanto tavoli e sedie, ma... quando, e in questo credo che veramente diciamo, alcuni contesti possono garantire anche delle accelerazioni interessanti, perché se il Comune di Palermo decide di fare un'esperienza di progettazione, una maratona di progettazione sul tema dell'accesso alle informazioni tramite web per trovare lavoro, vuol dire che hanno capito che non posso, che diciamo il modello vecchio, il modello precedente di uffici, sportelli che aprono dalle 9 alle 12 il mercoledì, forse non funziona, e che non funziona probabilmente il modo in cui queste informazioni sono sparse e non sono aggiornate. Insomma, c'è una presa di coscienza su dei temi molto, diciamo, importanti, non soltanto importanti, proprio urgenti. C'è una necessità che magari davvero può accelerare alcuni processi, e in questo non sempre l'università può essere, come diceva poco fa Anna, così rapida. Siamo una pubblica amministrazione anche noi. Vi dico che oggi alcuni ragazzi del laboratorio di quest'anno hanno stampato loghi dell'università, hanno fatto attività di user research in modo totalmente abusivo, contro ogni tipo di
quindi saranno arrestati probabilmente sotto denuncia fatta da me. Però è il modo probabilmente più giusto per muoversi, no? Per cui ci sono... sono dei sistemi, dei mondi che vanno a delle velocità comunque diverse per cercare di sfruttare il tempo nel modo migliore. Bisogna trovare dei walkaround, delle modalità un po' più rapide. Ovviamente non è facile, cambia da contesto a contesto, cambia da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Vi posso dire, il Comune di Palermo, nella fattispecie, nel nostro, quello che abbiamo portato oggi come esperienza, è in predissesto, una roba molto simile al predissesto, per cui le assunzioni, anche le stabilizzazioni, sono bloccate. Quindi è molto difficile oggi pensare di strutturare un percorso che dia anche una penetrazione del mondo del lavoro all'interno della pubblica amministrazione. Ma credo che sia nostra necessità comunque dare ai ragazzi, agli studenti dell'università, tutte le competenze per poter un domani, o da destra, o da sinistra, o dalla finestra, o dalla porta, riuscire a entrare e innovare, dare il proprio contributo. Basta, mi taccio. Allora, mi aggancio immediatamente per fare un po' un wrap up e poi chiudere. Tornando alla domanda di Daniele Tabellini, ovvero è possibile pensare a sinergie e collaborazioni orizzontali anche tra università diverse sul tema design e nuova pubblica utilità 2.0? Tornando a quello che diceva Toti, in contrapposizione a quello che dice Anna, capiamo quindi che ci sono delle università che magari hanno un po' più esperienza, altre meno, che si possono consultare, che possono parlare, che possono intraprendere un percorso insieme. E quindi rilancio la nostra call to action, che è sentiamoci sul canale Slack di Design Insegnamento PA, perché penso che mettere in contatto le diverse università veramente apra opportunità anche per chi ha più difficoltà. E può essere un canale di mutuo soccorso, diciamo, no? Per tutti quei professori e quegli studenti che magari non trovano terreno così fertile come altre università. In più, il design ha sempre più discipline, quindi possiamo sicuramente capire poi come le diverse sfaccettature di design prenderanno il loro posto, cioè avranno un ruolo nella trasformazione digitale dei servizi pubblici, soprattutto al cittadino, che, come immaginate, verrà molto spinta nei prossimi anni. Mi sa che devo chiudere perché siamo un quarto d'ora in ritardo, però vi invito a continuare la conversazione su Slack. Ovviamente cercheremo anche di condividere iniziative e materiali interessanti, però ricordatevi che nella community i protagonisti siete voi. Veramente ringrazio di cuore i relatori, gli studenti e tutti coloro che si sono interessati a questa community call, e spero non solo di trovarvi sul canale, ma anche magari alle prossime community call. Come abbiamo visto, ci sono anche esempi interessanti di esperienze più positive, quindi speriamo di ritrovarvi tutti poi prossimamente in diverse occasioni. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, ciao.